si è svolto a Milano mercoledì 28 giugno 2017 presso l'Aula Magna dell'Università Commerciale Luigi Bocconi il convegno Italia Turistica fra patrimonio fisico e capitale sociale, in concomitanza con la cerimonia di consegna dei diplomi del Master in Economia del Turismo. All'appuntamento hanno partecipato Gianmario Verona, Elena David, Roberta Guaineri e Alfonso Pecoraro Scanio, autori del libro Turismo Sostenibile, edito da Aracne Editrice. Nell'anno mondiale dell'ONU, il turismo sostenibile, quello che si rileva è che c'è ancora una scarsa attenzione da parte delle istituzioni, cioè dopo il convegno che io ho fatto proprio con presentazione anche del libro sul turismo sostenibile che abbiamo fatto a Roma, alla sede del MIBACT, io ho cercato di stimolare iniziative, conferenze, oggi siamo qui alla consegna dei diplomi del Master proprio sul turismo della Bocconi, però c'è ancora poca attenzione al tema della sostenibilità. Eppure l'anno dell'ONU dedicato a questo. Cosa bisogna fare? Io al Franceschini, al ministro, gli ho detto che serve che in quest'anno esca un incentivo straordinario alle realtà turistiche che fanno una riconversione delle proprie aziende. Facciamo in modo che si faccia quello che siamo riusciti a ottenere quando io ho messo con il governo dell'Unione l'eco bonus, quello che poi è servito a ristrutturare le case, le abitazioni, eccetera, che ha provocato milioni di attività in più, e è stato utilizzato da circa 1 milione tra famiglie e imprese e ha creato un'economia vera. Allora io credo che sul turismo si debba fare questo, perché l'Italia ha due vantaggi, almeno due, poi ne posso avere tanti. Uno, se facciamo turismo sostenibile noi riduciamo le nostre emissioni di CO2, miglioriamo la qualità e la pressione anche delle nostre città, perché poi la sostenibilità è anche una cultura, un approccio diverso. La seconda è che noi siamo un paese che ha tecnologia per il turismo sostenibile, noi siamo grandi produttori di tecnologie per il risparmio energetico, di tecnologie che possono servire per esempio nelle batterie per conservare l'energia rinnovabile, nelle tecnologie e anche nella cultura alimentare del chilometro zero, quindi noi abbiamo anche un interesse come paese perché noi possiamo esportare turismo sostenibile, tecnologie, competenze, professionalità, e quindi i ragazzi a cui diamo i master, i ragazzi a cui che io laureo all'università in Bicocco a Tor Vergata, devono diventare sempre più persone capaci di sviluppare progettazioni di sistemi turistici sostenibili. Il turismo è uno dei settori che rappresenta una delle risorse più preziose dal punto di vista di espressione sia delle competenze del nostro paese che sia della qualità territoriale, ed è probabilmente uno dei settori che hanno ancora un potenziale di crescita sostanziale alla luce sia della qualità del territorio sia anche della crescente competenza imprenditoriale e manageriale delle persone che appunto si occupano del settore. E io credo che siamo in un momento storico di grande cambiamento, questo è l'aspetto che ci permette di dire che ci sono grandi opportunità di innovazione sia dal punto di vista della tecnologia sia dal punto di vista della sostenibilità, quindi è certo che in futuro vivremo una serie di innovazioni che auspicabilmente daranno vita anche a iniziative imprenditoriali che speriamo siano anche italiane. Essere qua alla chiusura di un master il cui titolo della cerimonia è Italia Turistica Patrimonio Fisico chiama subito il concetto di sostenibilità, perché il patrimonio va preservato, il patrimonio non può essere diciamo depredato, e la sostenibilità del turismo è un imperativo in questa logica. Tutto si può fare e ciascuno può fare qualcosa. Il nostro, diciamo così, livello di attenzione al territorio è ancora talmente basso che ogni sforzo, anche minimo, potrà costituire un elemento aggiunto. Come azienda, convertirsi alla sostenibilità è uno degli elementi che abbiamo inserito nella nostra carta dei valori. Sarà un percorso lungo da seguire, che parte dall'attenzione alla gestione dei rifiuti, ai consumi dell'acqua e a tutto ciò che potrà essere utilizzato in termini di rinnovabili. Ma la sostenibilità di un territorio passa anche attraverso il rispetto che ciascuno di noi deve avere di tutti gli elementi di positività, compreso gli elementi legati all'occupazione delle persone, e quindi più avremo chilometro zero in tutte le varianti, più sicuramente avremo dato un contributo alla sostenibilità. Milano
è appena entrata in un gruppo di lavoro a livello nazionale con altre 3 città proprio per promuovere il turismo sostenibile. Abbiamo iniziato col car sharing, che è comunque con lo sharing in generale, che è un elemento che veramente ha avuto un importante sviluppo nella nostra città, che ha portato la nostra città anche a vincere dei premi sotto questo aspetto. È un esempio di turismo sostenibile, ce ne sono tanti altri. È il turismo sul quale Milano vuole investire, perché è una città che si promuove nel resto del mondo come una città turistica innovativa, smart, dinamica e giovane, deve proprio battere sotto questo, su questo tema. Faremo delle convenzioni con Airbnb, faremo una serie di altre attività per sviluppare tutta la parte dell'Interland milanese, con le cascine, con la possibilità di creare sempre più alberghi che abbiano questo tema come tema fondamentale, affinché i cittadini, i turisti possano venire a visitare la nostra città anche per trovare questi argomenti.